Ma signorina, scusi, le scelga con criterio. Venga lei a cercare il deodorante qui dentro. Ma perché hai messo il letto in salone? Io in casa mia il letto me lo metto dove mi pare e piace. Ma sei scemo? Siamo ricercati. Ma non ti vergogni. Non ti vergogni. È una storia in cui due personaggi sono in cerca di soldi e di eredità. L'eredità. Noi siamo la due... storia, due ereditari. Siamo due cugini, inventori. E questi due cugini trovano l'aspetto più profondo, ma forse più ricercato del... Hanno uno zio in ospedale che sta male e noi dobbiamo andare per farsi... Non dire basta, capito? Perché ci serve per È una storia dove si intersecano certi movimenti e certe situazioni che possono rendere... Ecco, volevo dirlo anche così un po' meglio. Andiamo, partenza con lo zio. Il volante non funziona più. Come non funziona più? Come non funziona più? Non funziona più, gira vuoto. Come? Basta, dai, Giustino, su, ma basta. Io sono Giannangelo. È uno zio un po', come dire, userò un termine un po' così, obnubilato, nel senso che sono un tipo che sta sempre così fra le nuvole, che non sa esattamente quello che dice, con chi parla, con chi c'ha da fare, però è miliardario, è pieno di miliardi. È un genio, Giustino Durano è un genio. Azione! È una marchigiana, una bella marchigiana prorompente che gestisce insieme alla sua famiglia un agriturismo e ogni anno organizza un palio, la corsa dei maiali. Farfallina, farfallina, voli tutta la mattina, voli in alto. Stop, stop, posto? Io prima di scrivere questo film ho passato un bel po' di tempo con loro cercando di capire come lavoravano, come vivevano, come hanno lavorato fino adesso e scoprendo che non hanno quasi mai provato, che non hanno mai quasi avuto testi. La difficoltà iniziale per Bruno e Max era ricordare queste battute, magari, perché essendo abituati al contatto col pubblico diretto, no? Qui dove manca la reazione del pubblico immediata, per loro era un pochino più difficile memorizzare la battuta, prendere i tempi, fermati al segno lì, guarda di qua. Una volta superato questo, dopo un paio di settimane, loro erano già molto bravi e mi hanno veramente stupito anche per la loro capacità di essere spontanei, di inserirsi nella situazione e di fare il personaggio, perché loro interpretano due personaggi. Stare indietro ad amore è durissimo, è un casinista. Il nostro sogno era fare un film col macchinista. Col macchinista, il direttore della fotografia. Con i binari per il regista, la macchina da presa. La macchina da presa. Quello che dice sono arrivati i cestini. Allora lì c'è il momento di gioia, perché si mangia, si fa. Ridiamo mentre stiamo girando, non mi è mai accaduto, è difficile che io rida mentre giro, però ci divertiamo tanto e sono sicurissimo che anche voi quando andrete a vedere questo film vi divertirete. Sia Giustino, sia Bruno che Max sono teneri, simpatici, buffi e ogni volta la sera io volevo portarli a casa con me. È un bel film, andate a vederlo perché uscirete contenti, felici. Proprio contenti, felici e contenti. E se non andate a vedere il film, non siete fichi.